Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Questo sarà un video tag creato da me, Serena del canale Sere Channel e Alessandra, che ha aperto due canali, la furbacchiona, ha aperto il canale, il classico, quello che aveva prima, la Dead Relax ASMR, dove appunto lascia solo i canali, i video ASMR, e l'altro è la Zeale, dove sicuramente ci sarà questo video in collaborazione. Io intanto vi saluto, dovevamo essere in quattro, poi alla fine siamo rimasti in tre, ma io cerco sempre la quarta. Quindi se qualcuno di voi avesse voglia di fare un video con noi, si faccia avanti. Proposta. Scusate, sono senza trucco e un po' indecente tra capelli e quant'altro, ma dormivo e per fortuna che Serena mi ha ricordato del video. Serena è la mia agente personale quasi, e Alessandra, poverina, è la mia psicologa. Vi bacio tanto. Allora, iniziamo. Ah, niente, ve lo dico dopo. Quattro film preferiti. Ragazzi, io sono stata brava, ho fatto i compiti e ho tirato fuori tutto quello che potevo tirar fuori. Infatti, non mi devo muovere perché sono circondata da cose che potrei anche fare cadere. Allora, cerchiamo i quattro film preferiti. Il titolo è I Fantastici 4, appunto perché eravamo in 4, però ho deciso di tenerlo così. Abbiamo deciso di tenerlo così, anche se siamo rimaste in 3. Allora, iniziamo. Io ho preso questi quattro film qui e adesso ne parlo uno alla volta. Il mio primo in assoluto top è Man on Fire, Il fuoco della vendetta di Denzel Washington e Dakota. Se non sbaglio, sì, lei dovrebbe essere proprio la signorina Dakota. Quella che fa il volturo in Twilight. Comunque, ragazze, questo è wow. Voi dovete assolutamente guardarlo. E c'è anche, per chi lo conoscesse, Marc Anthony, il cantante. Vi racconto un po', qua dice: il premio Oscar Denzel Washington è Crisi, un ex marina allo sbando ingaggiato a Città del Messico come guardia del corpo per proteggere la famiglia di un ricco uomo d'affari, oggetto di svariate minacce di rapimento. Il rude guardaspalle, durante il suo servizio, stringe un tenero rapporto di amicizia con la piccola Pita, figlia del suo protetto. Ma quando la bambina viene rapita da una banda di sadici criminali, Crisi libererà tutta la propria rabbia e si getterà in una caccia senza esclusione di colpi ai responsabili per infliggere loro il giusto castigo. Ragazze, veramente merita, dovete andare assolutamente a cercarlo, a guardarlo perché è bellissimo. Comunque poi racconta la storia di questo uomo rude che, nonostante tutto, dopo svariati approcci della bambina, finalmente riesce a lasciarsi andare, perché lui ha un passato abbastanza pesante e farà veramente di tutto per salvarla. Tra le altre c'è una colonna sonora che è fantastica, quindi per chi non lo conoscesse assolutamente è da vedere. Il secondo film è August Rush, spesso lo danno su Canale 5, ed è La musica nel cuore. Ragazze, questo è di quelli abbastanza strappalacrime con Robin Williams, ma anche questo merita. Vi leggo un po' anche qua: la musica è nell'aria, nel cielo, nelle cose, ma solo il talento di un bambino la può scoprire. Una giovane violoncinista e il leader di un gruppo rock si incontrano per caso e si innamorano all'istante, ma il destino separerà le loro vite e sottrarrà ai loro occhi il bambino nato dal loro amore. Il piccolo August rischia così di non sapere mai la vera identità dei genitori. Fantastico, ragazze. Merita, merita. Vabbè, lo dirò di ogni film, però secondo me vi conviene vederli, punto. Il terzo film, che per me è un must have di Robin Williams, è Al di là dei sogni. Preparatevi a vivere per sempre. È stato difficile scegliere soltanto quattro cose di ogni tipo perché ne avrei messe un sacco, perché avevo anche tantissimi altri film da proporre, ma
C'erano proprio dei top. Vi leggo la storia. Per quelli che credono nell'amore eterno, nessuna spiegazione è necessaria. Per quelli che non ci credono, nessuna spiegazione è possibile. L'amore che unisce Chris e sua moglie, la pittrice Annie, è infinito. Nulla, neanche al di là, l'aldilà può separarli. Chris muore in un incidente e raggiunge un paradiso che la sua fantasia ha ambientato in uno dei meravigliosi dipinti di Annie. Chris, non potendo immaginare di vivere senza sua moglie, per raggiungerla si avventura in un fantasmagorico e coloratissimo viaggio guidato da un angelo molto particolare. Una storia coinvolgente ed emozionante, ricca di effetti speciali, scritta da Ronald Bass, sceneggiatore di Il matrimonio del mio migliore amico e il vincitore del premio Oscar per Rain Man, per, se qualcuno lo conoscesse. Ragazzi, questo vi dirò che è molto toccante, molto straziante, però è di un capolavoro infinito. Forse uno dei migliori, non vorrei esagerare, di Robin Williams. L'ultimo è con Sandra Bullock, La casa sul lago del tempo. Questo vi fa perdere il lume della ragione. Sentendo che è arrivato il momento di cambiare vita, la dottor Kate Forrest decide di lasciare lo studio dell'Illinois e trovare lavoro in un grande ospedale di Chicago. L'unica cosa che restia da abbandonare è la bella casa in cui vive in affitto, spaziosa e ben progettata, con ampie finestre che guardano il lago. È un posto in cui si sente bene con se stessa. È una mattina dell'inverno 2006, mentre si reca in città, Kate lascia nella cassetta della posta un biglietto per il prossimo affittuario, chiedendogli di inviarle la posta e spiegandogli che le impronte di zampa sulla porta d'entrata c'erano da quando lei è entrata in quella casa. Ma quando arriva il nuovo inquilino, vede una situazione molto diversa. Alex, un architetto di grande talento ma frustrato, che sta lavorando in un cantiere nei dintorni, trova la casa sul lago in pessime condizioni, polverosa, sporca e piena di erbacce, e non ci sono le zampate da nessuna parte. È una storia, La casa sul lago del tempo, proprio perché è ambientato in due tempi diversi, in due anni diversi, ma alla fine loro comunque si innamorano in due ambienti diversi, ma non vi spoilerò troppo. Andiamo avanti. Quattro libri preferiti, anche qua ragazze, va bene, cioè ok, ne ho scelte quattro, ma ce ne sarebbero stati di più. Il primo è Opposition, l'ultimo e imperdibile capitolo della serie Lux, una storia di fantasia. L'ho preso, devo aver letto gli altri in biblioteca e questo ho comprato, quindi comunque troverete Lux, Opposition e qualcos'altro. Allora, qua dice: era così ingiusto, da quando era scomparso non avevo desiderato altro che poterlo rivedere, toccare e amare. Non ho capito perché c'è Google Home che parla. E ora non sapevo nemmeno chi fosse. Da quando erano arrivati i Lux, nulla aveva più senso. È la storia un po' tipo di vampiri, di alieni, ma è proprio bello. Non so se lo conoscete questa saga qua perché non era stata sponsorizzata tantissimo. L'altro è Il diario del vampiro, la rivelazione. Ragazzi, io li ho letti tutti e meritano perché sono totalmente opposti alle puntate che fanno, ma vi prendono in una maniera assurda. Il diario del vampiro è quello che adesso fanno The Vampire Diaries, ho invertito, sulla 5. Fanno le puntate sia in fascia pausa pranzo che verso mezzanotte e vi consiglio di guardarle, ma al tempo stesso vi consiglio di comprare il libro. Io me l'ero fatta regalare dal mio compagno perché stravedo per questa serie qua. Un altro libro che mi ha regalato lui è Fabio Volo, è tutta vita. A me, a differenza di tante persone, Fabio Volo piace. Ha una scrittura semplice, non sempre corretta, però ragazze, lo leggete in 2 secondi. Ma non è che lo leggete in 2 secondi e dite oddio che cavolata, no, perché comunque a me piace come scrive, non c'è storia. Qua dice: stavano così bene insieme, cosa è successo nella loro vita? Cosa è successo ai due chiusi in una camera d'albergo con il cartello non disturbate sulla porta? Dove sono finite le passioni, la complicità? Il nuovo libro di Fabio Volo è un'immersione nella vita quotidiana di una coppia, nell'evoluzione di un amore.
racconta la crisi che si scatena alla nascita di un figlio e ancora di più racconta di quando qualcosa rompe l'incantesimo tra due innamorati. Hanno suonato la porta, arrivo. Avrei tanto voluto sapere chi è che ha suonato la porta. Comunque, i romanzi più amati sono suoi, Il giorno in più, Il tempo che vorrei. Anche questo ho letto, ragazze. Sorprende Volo per la capacità di fotografare e dare un nome ai sentimenti, perfino quelli meno nobili e non per questo meno comuni. Deve piacere, cioè Fabio Volo o piace o non piace, però secondo me vale la pena comunque dargli una possibilità. L'ultimo libro, perché sennò ci mettiamo una vita, è Nicholas Sparks, I passi dell'amore. Deve essere uno dei primi suoi venuti fuori. Io mi ricordo che avevo visto prima il film, anche quello è wow, e dopo avevo letto i suoi libri. Io amo Nicholas Sparks in tutti i suoi libri, non ce n'è uno dove non l'abbia amato, però questo devo dire che è un must have per chi ama le cose rosa, strappalacrime, dov'è, insomma. Il vero amore ti può cambiare la vita, lascia che sia il cuore a condurre i tuoi passi. Ragazze, è stupendo, cioè non si può dire niente. Racconta la storia di una ragazza, figlia di un pastore, quindi tutta come si deve, di uno un po' adolescente che va in giro a fare cose che non deve, che poi alla fine si innamorano e lui cambia per lei praticamente, quindi. Ve lo consiglio, non c'è niente da fare, ve lo consiglio, non vedo l'ora tra le altre perché so che sta pubblicando un nuovo libro dopo una vita. E questi qua, La biblioteca di Donna Moderna, ecco, io li avevo presi con Donna Moderna, comunque li ho trovati per esempio anche da Esselunga. Poi, quattro outfit preferiti, non riesco a parlare. Allora, io chiedo scusa, dovrei riuscire a caricare le foto qua da qualche parte. Se così non fosse, ve li carico a fine video, quindi perdonatemi, Serena e Alessandra, portate pazienza, ma io e la tecnologia non andiamo d'accordo, quindi farò di tutto per caricarvi gli outfit. Quindi passiamo oltre a quattro prodotti make-up, penso di essermici seduta sopra. Allora, due palette e un rossetto e un eyeliner, due palette anche se ne avrei scelte miliardi. L'eyeliner in questione è il Liquid Ink di Essence. Ragazze, costa una miseria. Il pennellino è super mega fine, preleva la giusta quantità di colore, anche se comunque la sgocciolo sempre. La linea è una bomba, cioè fine ma super scrivente e ragazze dura, cioè non, è ovvio che se cominciate a piangere come se non ci fosse un domani non è waterproof, però se vi lacrima un pochino il condotto lacrimale comunque tende ad andare via dopo tanto, ecco, fantastico, cioè proprio a parte che guardate come fa la linea, non c'è storia. Il secondo è Pupa e il Wow Lipstick, perché ho voluto includere questo con tutti quelli che ho, perché io adoro il discorso praticamente che voi avete un matte addosso e poi magari non lo so, siete al lavoro, vedete che è matte, siete al lavoro e dovete andare fuori perché andate a far serata. Bene, basta solo che voi vi sfregate le labbra e dal matte diventa glitter. Dopo vi faccio vedere perché adesso è ancora bagnato e non vorrei portarlo via col il dito. Ma ragazze, è fantastico. Io ho la colorazione 004, che è questo rosso, neanche rosso, tipo mattone, però con un po' di riflessi rosa. Ma merita perché con uno avete sia il giorno che la notte. E poi è bello perché lo vedete cambiare di volta in volta perché più vi sfregate le labbra e più vengono fuori i glitter, anche se con questa mascherina qua, con la museruola come la chiamo io. Poi gli altri due sono queste due palette. Allora, Urban Decay, sapete che io amo tutte. Ho scelto queste in particolare, ma sento proprio di aver fatto un torto alle altre. E questa è la Naked It.
anche se appunto come vi ho detto, cioè le amo tutte, 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 queste ha tutte le colorazioni del rosso, molto secondo me estiva, e poi io amo il fatto del pennello. Sono avanti, il pennello funziona, anche se tante si lamentano che dicono che il pennello non serve, non serve, non è vero, assolutamente non è vero. E l'altra è l'unica palette che ho, perché poi ho i pigmenti liberi o gli ombretti liberi, di Neve Cosmetics, è la Duochrome. Ragazze, questa io l'ho voluta la volevo da una vita, finché sono riuscita ad prenderla anch'io. L'ho sfruttata comunque tanto, perché vedete per esempio qua che inizia ad esserci un buchetto. E sono colorazioni strane, ma totalmente diverse da loro, anche in base a come voi le applicate. Infatti, ci sono proprio i video su YouTube dove fanno vedere poi i colori in verità come diventano. Guardate che roba! Cioè, la super pigmentazione, e ne ho ancora, ne ho ancora. Questo che vi ho fatto vedere io è Fenice. Fenice è il top dei top, però ragazze ce n'è uno più bello dell'altro, veramente. Guardate questo azzurro qua. Io avevo visto un tutorial di Clio Makeup dove la utilizzava, che poi azzurro, guardate, cioè i riflessi, sembra tipo sirena. E vi straconsiglio di andare a vedere quel video lì, perché c'è anche del giallo, vedete, perché merita assolutamente, come lei ha realizzato i trucchi, poi vi spiega com'è che cambiano colore, cosa diventano, cosa non diventano. È bellissimo questa palette qua, veramente, assolutamente. Costa sui 30-35 euro se non sbaglio, ma è wow. E adesso vi faccio vedere sfregando, non so se, però vedete, eccoli lì, glitter, ci sono, ci sono. E super glitterini. E adesso ovviamente mi pulisco, perché altrimenti mi potrei poi spalmare roba ovunque. Andiamo avanti. Quattro colori preferiti. Allora, in assoluto rosa, verde, ma non verde, verde così, verde così. Per intenderci, azzurro, verde, rosa, azzurro, e poi fatemi pensare, perché alla fine comunque non ho un ben colore preferito, a parte questi tre qua, che tra le altre mi piacciono un sacco abbinati insieme, proprio fin da piccolina li ho sempre abbinati insieme, sia come trucco che come vestiti, come qualsiasi cosa. Ma poi c'è anche, io direi il nero. Perché comunque il nero, se io lo immagino come abbigliamento, mi piace tanto. Lo trovo proprio elegante. Va a finire che perdo l'orecchino dentro al water. Quindi direi rosa, verde e azzurro sono i primissimi che non devono mai mancare in generale, perché proprio li adoro, anche quando vado a scrivere o a evidenziare cerco sempre questi colori qua. E poi il nero, come in questo caso qua, il nero come vestiti più che come colore. Quattro prodotti preferiti. Allora, io ho preso uno, due, tre e quattro. Allora, ho preso, veniamo prima da questo che ormai mi viene fuori anche dalle orbite. È il gel d'aloe Equilibra. Allora, io l'aloe l'ho sempre amata, l'ho sempre adorata, penso che non deve mai mancare, come tutto, dal crema viso, crema corpo, styling capelli, qualsiasi cosa. Però devo dire che tra tutte le aloe che ho provato, Equilibra rimane ancora il gel d'aloe migliore. E vi chiedo scusa perché ho degli amici con me una volta al mese. Erbolario, crema viso con limone e cetriolo per pelli grasse e impure. È entrata non da tantissimo, è entrata un poco prima della quarantena, poi non l'ho più utilizzata perché comunque è una crema colorata. E con, vedete, c'è il marroncino e con la mascherina, capite bene che è inutile che sporco la mascherina per niente. Però ragazze, per chi ha la pelle grassa è ottima, e potete applicarla sia sotto fondotinta come primer, ma anche solo come, per esempio, fondotinta e poi un po' di cipria sopra, in modo, adesso col caldo, ecco.
È top. Tonico astringente di Anthos, pelli grassi impure. Ho provato mille tonici, ma da quando ho questo continuo a comprarlo e ricomprarlo. Sarà il 20° barattolo. E ultimo arrivato in casa, che mi ha fatto scoprire Alessandra, è il siero in gocce trattamento anticaduta di Barò. Mi sta piacendo tantissimo. È ovvio che non fa il miracolo. Cioè, io adesso ho un periodo che proprio perdo ciocche di capelli e non è che questo lo mettete e vi fa il miracolo. Però, ragazze, a me piace, cioè mi sento proprio la cute fresca. Anche se è un siero, comunque non vi unge per niente i capelli, quindi. Su quello andate su sicuro e poi spero che sul lungo andare faccia proprio anche il suo dovere. Quattro scarpe preferite. Maledetta me che ho scelto questa cosa. Allora, in assoluta maniera vi faccio vedere solo un piede e basta. Io non posso stare senza stivali country. Da quando ho scoperto lo stile country, il ballo country, perché infatti facevo un corso insomma di country, non posso stare senza lo stivale country. Adesso ne vorrei prendere altri, ma qua hanno di quei prezzi allucinanti. Però ragazzi, a me piace, piace con i jeans, piace con le gonne, piace con i vestiti, piace in estate, piace in inverno, cioè adoro lo stivale country. L'altro che non faccio mai a meno da quando l'ho scoperta, solo che è sporchissima, di Graceland, quindi Deichmann, è questa décolleté qua sul rosa. Ragazze, è di una comodità fantastica, cioè voi non potete capire, io ho fatto chilometri, non essendo abituata ai tacchi, ho fatto chilometri con quelle scarpe lì e top. Poi adoro le scarpe da ginnastica, specialmente il marchio Nike, è uno dei miei preferiti. Queste qui sono pesantine, però sono in tessuto, quindi ottime per quanto riguarda la primavera e l'autunno, anche se il colore è verdino, però ragazze, stracomode, sembra di essere in ciabatte. E a proposito di ciabatte, io vi consiglio, queste hanno anni, infatti qua si sta un po' crepando, ma non ho intenzione di buttarle perché da quello che so queste non vengono più prodotte. Il marchio è Best Company e fanno un baffo alle, aiutatemi col marchio, quello famoso. Avete capito, insomma, non mi viene in mente. Fanno un baffo perché costavano una miseria, devo avergli dato tipo 12 o 15 euro, ma ragazze, parliamo di anni che furono, cioè queste qua hanno una vita, sono ancora perfette, a parte appunto che si sta un po' sgretolando qua, ma la suola è perfetta. Io ci cammino, ci vado in macchina, anche se non si dovrebbe, ci faccio di tutto, non mi è mai venuta fuori una bolla da nessuna parte. Che so di tante che hanno le bolle, per esempio, qua. Spero che le rimettano in commercio perché, vi ripeto, fanno un baffo anche a quello di marca. A quelle di marca. Poi, quattro preferiti vostri vari in generale. Allora, innanzitutto io vi faccio vedere. Questi orecchini qua di Primark comprati a 1,50 euro e ragazze sono una bomba, metto e rimetto sempre anche con la mascherina perché se le perdo vabbè, però fate la vostra figura perché sembrano tra virgolette veri di argento nonostante sia 1,50 euro, sono bellissimi, sono anche tra virgolette diciamo eleganti e nonostante tutto fanno luce, quindi è stato uno dei migliori acquisti per fatto di bijou. La seconda cosa che vi faccio vedere, che me l'ha regalata il mio compagno, sono le cuffiette della Cellular Line, quelle senza fili. E ragazze, cioè da quando ho queste qui, sono passata alle cuffiette perché mi è capitato di trovarmi per strada di averle scariche e cioè, pff, lasciamo perdere. Queste sentivo la musica come se fossi in uno studio proprio di audio, vero? Quando poi sono passata alle cuffiette ho detto cos'è sta schifezza, quindi non costano tantissimo ma sono super valide. Gli ultimi due prodotti che vi faccio vedere sono intanto questo ammorbidente qua di Tesori d'Oriente, ragazze lo so non è ecologico ma è una bomba, voi non potete capire il profumo che vi lascia nei vestiti proprio dopo giorni, 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 buonissimo, adoro, 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 tant'è che gliel'avevo dato anche a mia mamma. Da provare e mi ha detto ti prego, cioè comprali. Io ho detto no, mamma, non sono ecologiche, possiamo smezzarle, ma fermiamoci lì sulle cose non ecologiche. E una cosa che non riesco a fare mai senza, tant'è che me lo porto anche in vacanza, è questo mini tappetino qua di Ikea. Ne ho due
E lo uso, ragazze, come scendidoccia, scendivasca. Quindi praticamente io con i miei bei piedi zuppi di acqua li appoggio qui, gli sfrego ed è morbidissimo e si asciugano i piedi così non mi rompo le scatole ad asciugarli. Sembra una stupidata, ma è stracomodo. Ve l'ho detto, viene sempre via con me anche in vacanza perché poi sono di quelli piccolini che appoggiate, cioè piegate e mettete in valigia. Bene, ragazze, abbiamo parlato tantissimo. Fateci sapere se qualcuno di voi si volesse unire, se vi è piaciuta questa tipologia di video tag e se ne volete un altro. Ciao!